Care amiche ed amici di Volonbrite, siamo qui dal convegno di ARIA del 2018. Come ben saprete, ARIA è centro d'ascolto per adolescenti e giovani, gestito dalla città di Torino in collaborazione con Terzo Tempo e AICS. I ragazzi e gli adulti partecipanti si sono divisi in tre gruppi: rabbia, tristezza e noia. Abbiamo qui due dei rappresentanti del gruppo della rabbia. Alla mia sinistra abbiamo Cei, ciao, benvenuto, e alla mia destra Federico in rappresentanza degli adulti. Allora, partirei chiedendovi com'è andata, se vi siete divertiti, vi è piaciuta, vi è sembrata interessante. Per, diciamo così, galanteria, iniziamo dagli adulti, dai più vecchi. Federico, allora, com'è andata? Io ti dicevo subito, inizia dai largo ai giovani, ma giustamente. Secondo me è andata molto bene, è una cosa densa di aspettative. Io partecipo come genitore, quindi sono molto coinvolto, nel senso che ho dei figli adolescenti, ne ho ben due. Uno abbastanza arrabbiato, per cui ho avuto facilità a scegliere il gruppo, e poi secondariamente anche proprio per la mia crescita personale, voglio dire, cioè, ho anch'io un percorso e la genitorialità mi aiuta a capire delle cose, andare avanti in un certo modo, migliorarmi, cambiare, non capire delle cose, rivivere delle esperienze che vive mio figlio che avevo vissuto io. Insomma, è una cosa, e questo tipo di lavoro che abbiamo fatto stamattina mi ha aiutato molto, mi ha dato delle cose. Ok, Cei, cosa ne pensi? Secondo me è stato molto utile per noi ragazzi, perché alla nostra età siamo ancora indecisi, non sappiamo ancora molte delle nostre emozioni, e la rabbia è una di quelle che proviamo tutti i giorni, e grazie ad ARIA adesso, grazie a questi gruppi, questo gioco di ruolo, siamo riusciti più o meno a capire come dobbiamo comportarci, come dobbiamo relazionare con gli altri. È molto, ci integra molto nel mondo attuale questa associazione, questo gioco. E dal tuo punto di vista, perché sono stati insomma spiegati diversi tipi di rabbia, qual è stato il tuo, diciamo, da dove ti sei schierato? Io mi sono schierato negli inespressi, quelli che si chiudono un po', che sono più timidi, che stanno a guardare, ma che dopo un po' il bicchiere si riempie e poi sborda l'acqua, quindi esplode. Anche se hai detto di essere timido, in realtà ti abbiamo visto molto attivo nel gruppo, quindi è una timidezza forse che si esprime in certe situazioni. E Federico, invece, dal tuo punto di vista, anche da genitore, no? Una rabbia come si esprime, come si trattiene? Ecco, la rabbia è una cosa complessa, perché quando ti vedi appunto un figlio che non riesce a trattenerla e magari si fa, per dire, male alle mani tirando un pugno su un muro, ti dispiace molto, insomma, e vedi che quello può essere un ostacolo anche al suo vivere con gli altri, insomma, e quindi sei molto coinvolto e vuoi farci qualcosa. Infatti il mio cruccio, quello con cui sono entrato in questi sottogruppi, è stato quello: cosa si può fare quando c'è quella rabbia. Ma stiamo attenti, perché c'è una rabbia che, voglio dire, è l'espressione di un'emozione, che va benissimo, urliamo anche, va benissimo urlarsi le cose purché si dicano, voglio dire, ma c'è una rabbia che sconfina, è proprio al confine, un borderline con la violenza verbale, che può anche essere tremenda, una violenza verbale, e violenza poi proprio di picchiarsi, di fare delle cose tremende. Ecco, questa rabbia qua, secondo me, non deve esistere, proprio non deve esistere, bisogna trovare il modo per affrontarla. Infatti mi sono messo nel gruppo del dialogo, perché bisogna arrivare al dialogo con se stessi, con gli altri, con le eventuali sublimazioni, cioè trovare delle attività che ti possano far superare questi momenti. Bisogna allenarsi prima, essere pronti, avere un proprio percorso che ti abbia fortificato e ti porti ai momenti in cui può esplodere la rabbia in modo più consapevole, se vuoi, e far sì che queste rabbie non siano distruttive. Il gruppo del dialogo, devo dire, era il gruppo più noioso, se vuoi, cioè il gruppo che interessava di più era quello proprio di quelli che la rabbia mostruosa, quella che non riesce a trattenere. Infatti è stato, le domande erano sempre rivolte a quel gruppo lì. Il gruppo del dialogo è un po' un punto di arrivo: quando arrivi al dialogo è chiaro che stai risolvendo in modo positivo tutte le cose che ci sono state prima, insomma. E questo qui si vede, insomma, dal punto di vista dell'adulto, per permettimi di dire. E Cei, cosa ne pensi tu su questa cosa del dialogo, come sei d'accordo? Io penso più della consapevolezza. Essendo adolescente, io sono partito invece dal cosa dobbiamo fare, come dobbiamo comportarci, perché
non ho ancora vissuto tutta la mia vita, sono ancora agli inizi, possiamo dire, sto imparando a come comportarmi con gli altri. E la rabbia, io ho fatto delle domande come cosa fate dopo che vi siete arrabbiati, come vi comportate con gli altri, perché io ancora adesso non lo so, però volevo capire cosa fanno gli altri e metterlo a confronto cosa faccio io. E il mio punto di vista è un cerchiamo di mettere tutti i punti insieme e trovare un punto d'incontro per non arrabbiarci. Amici di Volume Ride, siamo qua con Fabio Borotto, psicologo e psicoterapeuta presso l'associazione Aria, e ha condotto tutto il gruppo rispetto alla rabbia. Volevo chiederle quali aspettative aveva rispetto a questo gruppo? Ma semplicemente quello di permettere un dialogo relativamente alle diverse manifestazioni della rabbia, perché comunque la rabbia è un macro contenitore di tante sfumature, no? Quindi ci sono persone che la rabbia appunto la vivono intensamente e inconsapevolmente, cioè quindi esplodono, no? Cioè, e hanno delle reazioni impulsive e incontrollate, altre che invece per paura o perché hanno avuto dei modelli tali per cui hanno interiorizzato che la rabbia non va espressa, la tengono dentro. Altri ancora che invece utilizzano una rabbia in modo autolesivo, e quindi in qualche modo è molto tipico e frequente in adolescenza che ci si taglia, ad esempio, no? Questa è una forma di rabbia. Mi ha colpito che tra i diversi gruppi che abbiamo creato come cluster c'era il gruppo del bullismo, del pregiudizio e del disagio, forse, sì, che non, dove nessuno ha partecipato. Da un lato è ovvio, nel senso che né un bullo né un bullizzato vanno all'interno di questo gruppo, no? Però volevo specificare una cosa: io all'interno di Aria mi occupo sia di colloqui individuali che di gruppi GLBT, e faccio un gruppo omogeneo a tematiche GLBT dove facciamo psicodramma. In questo gruppo, ecco perché tendo a precisare questo, l'aspetto del bullismo è presente tantissimo, del bullismo omofobico, e che spesso appunto questo silenzio che si è visto qua è molto pericoloso, perché poi molti adolescenti arrivano al suicidio senza neanche più comunicare che trattengono o fanno esplodere la rabbia, semplicemente l'agiscono un'unica volta in modo definitivo, no? E quindi l'aspetto del bullismo sarebbe interessante approfondirlo forse come tematica a sé, in un altro contesto. Quindi quale consiglio può darci per affrontare al meglio anche questo aspetto che quindi non è emerso? Quali suggerimenti, quali consigli può darci? Ma sì, non credo che possa emergere all'interno di un contesto così ampio. Magari per le persone che hanno vissuto bullismo parlarne, questo sì, ma anche rispetto alla rabbia parlarne, cioè nel senso la prima cosa è consapevolizzarla la rabbia, no? E quindi poi una volta che diventa consapevole uno la può agire o meno. Per fare questo bisogna fare un lavoro su di sé. Qualunque strumento uno scelga, no? Però fare un lavoro sulle proprie emozioni, cioè contattarle, sentirle e poi arrivare ad esprimerle. In adolescenza è proprio questa la difficoltà, la modulazione delle emozioni, cioè, perché è tutto un estremo, cioè le emozioni, anche quelle belle, vengono estremizzate, cioè tutto è fantastico e tutto è terribile, ma la sfida del lavoro con l'adolescente e dell'adolescente stesso è di arrivare a una via di controllo di sé, e quindi un passaggio ad un'adultità dove ho tutto quello che mi serve, ma lo uso quando serve. Secondo lei quindi questo convegno è stato utile per riuscire a raggiungere questo obiettivo? Se ne devono fare altri, si deve migliorare? Impressioni positive? Un convegno non può essere mai miracoloso, sicuramente può aver creato dei nuovi pensieri, e questo è già tanto. Grazie, la ringrazio molto. Grazie.